Lei è l'unica donna che ha diritto di voto nell'assise dei vescovi. Questo significa che l'universo femminile sta avendo un suo giusto riconoscimento anche all'interno della Chiesa o è ancora tanta la strada da fare? Quali sono le sfide più importanti e a breve termine? Possiamo dire che questa cambiata è la luce e che un cammino è già fatto, ma è ancora lunga. E il frutto già del processo dal Consiglio Vaticano II per più di ruolo per le donne, ma anche per i laici. Possiamo vedere che oggi, specialmente dopo il sinodo sui giovani e il sinodo dell'Amazzonia, che la domanda della questione delle donne è molto molto forte e penso che tra questo percorso sinodale è ancora un ascolto del grido delle donne, ma non solamente delle donne, ancora di tanti uomini, sacerdoti, anche il Papa Francesco, che fa la domanda di più di presenza incisiva e più di leadership femminile nella Chiesa e nella società. Parliamo di farsi prossimo, di questa idea martiniana che ha cambiato persino il linguaggio, richiama evidentemente una prossimità con chi è in difficoltà. Come questo parla al nostro oggi, secondo la logica di quella Chiesa in uscita di cui è alfiere, diciamo, Papa Francesco, che indica questo a tutto il mondo? Possiamo dire che la chiamata di Dio per la Chiesa di oggi è di essere una chiamata sinodale e la vocazione della Chiesa per il mondo di oggi è la sinodalità, che vuole dire una Chiesa relazionale, una Chiesa sinodale, una Chiesa in cui tutti i battezzati sono fratelli e sorelle in Cristo. Vuole dire il stile esattamente della prossimità. E possiamo vedere Papa Francesco che ha già questo stile e questo stile della prossimità, dell'ascolto reciproco è veramente il sogno di tanti, tanti persone nella Chiesa e particolarmente dei giovani, ma anche di altri. Stiamo vivendo un momento sinodale, la nostra Chiesa locale ambrosiana, naturalmente i vescovi italiani che porteranno anche un loro contributo poi al Sinodo Universale. Ecco, questa sfida cosa ci dice? Che la Chiesa o cammina insieme con le sue diverse componenti o si ferma e perderà sempre di più lungo la strada persone. Sì, possiamo dire che veramente per essere la stessa Chiesa dall'inizio, ma nel mondo di oggi, per servire la società, con questa visione di Cardinal Martini, non è un'altra strada che la strada della sinodalità. E questo percorso sinodale è per aiutare la Chiesa a fare una conversione sinodale. E la visione di una Chiesa popolo di Dio. Tutti sono protagonisti, uomini e donne, i bambini e gli anziani, i sacerdoti, religiose, religiosi e laici. È una maniera di camminare insieme come pellegrini missionari nella strada della storia e del mondo di oggi.